Ciao a tutti e ben ritrovati. E oggi farò un video un po' diverso dal solito, visto che sto mettendo ordine tra le mie collezioni di giochi, e cominciando dalla mia collezione di giochi PlayStation 1, la prima PlayStation, quindi vi farò vedere i singoli titoli che possiedo. Questo è il primo gioco mai uscito per PlayStation, il primo Ridge Racer, quindi ho voluto cominciare proprio da questo. Di Namco Ridge Racer Revolution, purtroppo questa è una versione Platinum, è il secondo titolo della serie. Ridge Racer, questo è Ridge Racer 3. Ridge Racer Type 4, forse è il mio gioco di guida preferito di sempre, e questo è l'ultimo uscito per PlayStation 1. Altro titolo di guida mostruoso, Gran Turismo, il primo mitico titolo di Kazunori Yamaguchi, e Gran Turismo 2, il seguito molto più completo su due dischi. Proseguiamo con i picchiaduro e cominciamo con il mitico Tekken, il primo, seguito da Tekken 2 e dal mitico Tekken 3, probabilmente il miglior picchiaduro mai uscito sulla PlayStation. Poi abbiamo Soul Blade, anche questo un gran titolo sempre di Namco, anche questo è in Platinum, ma il contenuto è esattamente lo stesso dell'edizione normale. Picchiaduro con le armi, sempre 3D. Picchiaduro 2D invece, Street Fighter Alpha 3 di Capcom, molto bello anche questo. Peccato che questi giochi girino tutti a 50 Hz. Questo è un picchiaduro un po' particolare di Koei, che è Dynasty Warriors, è un picchiaduro a tutti gli effetti. Credo che da questo poi abbiano fatto i Musou, anche se questo poi non c'entra niente con i Musou, è proprio un picchiaduro normale. E questo è Dead or Alive, il primo di Tecmo, bellissimo anche questo. Parlate di giochi Konami, il primo Metal Gear, forse il mio gioco preferito di sempre. Metal Gear Special Mission, una add-on per il Metal Gear, quindi con grandi guerre aggiuntive. Altro gioco mitico, Silent Hill, il primo di una lunga serie, purtroppo negli ultimi anni è un po' mancata. E Castlevania Symphony of the Night, questo forse è il gioco 2D più bello di sempre. Castlevania Chronicles, un episodio uscito per lo Sharp 68.000, credo. Altri giochi Konami, Dancing Stage, questi li avevamo giocati col tappetino, molto divertenti col tappetino. Poi ero giovane ai tempi e dai tante, e questo forse è l'unico gioco sportivo che ho, però insomma si tratta di un mitico. Pro Evolution Soccer, che allora si chiamava International Superstar Soccer. Ok. Altra serie mitica, Resident Evil, questo è il primo, versione Platinum. Poi ho Resident Evil Director's Cut, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis. Altri survival horror, Dino Crisis, sempre di Capcom, e Dino Crisis 2. Altra serie di giochi, questo è Raiden Project, anche questo uscito con PlayStation, un arcade abbastanza fantastico. R-Type Delta, e anche questo è l'episodio simil 3D per PlayStation. Custom Move 2, Metal Slug X, Strider 2, questo contiene anche il primo Strider. Capcom Generation, la prima collezione di titoli Capcom da sala giochi, molto bello questo. Giochi stealth tipo Metal Gear Solid, ma ambientati nel mondo di Ninja, Tenchu, grandissimo titolo, il seguito Tenchu 2.
Titolo spaziale di Kazunoro Yamaguchi, Omega Boost, anche questo abbastanza incredibile per i tempi. Questo è, ok, il primo Air Combat o Ace Combat, questo qua, e questo è Ace Combat 3, mi manca il 2. Titolo molto particolare, Vibribbon, è una specie di puzzle game musicale, molto carino. Questo ho giocato con la pistola, era fantastico, Time Crisis. E ultimi giochi di ruolo, questo è Final Fantasy Origins, contiene il remake di Final Fantasy 1 e 2. Final Fantasy Anthology contiene il remake di Final Fantasy 4 e 5. Final Fantasy 6. Final Fantasy 7. Episodio forse più famoso uscito per PlayStation, Final Fantasy 8 e Final Fantasy 9. In seguito una serie di altri titoli, questo sempre di Square, Saga Frontier 2. Kudelka è un mix tra un gioco di ruolo e un Resident Evil, ma diciamo che un gioco di ruolo. Parasite Eve 2, sempre di Square. Front Mission in realtà è uno strategico, non è un gioco di ruolo, però essendo sempre di Square lo possiamo inserire in questo filone. Breath of Fire 4, questo è di Capcom, e questo è il fantastico La Grand Story, uno dei giochi di ruolo più belli di tutti i tempi secondo me. Ok, con questo finito, questa era la mia collezione di giochi PlayStation 1, ora finalmente l'ho messa un po' in ordine e spero vi sia piaciuto. Ciao e alla prossima!